Roma. L'itinerario inizia dalla Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, prosegue verso la Basilica di Santa Sabina sull'Aventino, poi nel rione Ripa la Basilica di Santa Maria in Cosmedin e la Chiesa di San Giorgio in Velabro. Infine, sull'isola Tiberina, la Basilica di San Bartolomeo. Con la sua imponente struttura bizantina, la Basilica di San Paolo fuori le mura è la più grande delle basiliche papali di Roma, dopo San Pietro in Vaticano. L'imperatore Costantino la fece edificare all'inizio del IV secolo, sul luogo di sepoltura di San Paolo. La sua statua sorge al centro del grande cortile quadriportico, che precede la bella facciata decorata con mosaici ottocenteschi. L'interno è composto da 5 navate, suddivise da 80 colonne monolitiche di granito. Le pareti laterali sono decorate da medaglioni raffiguranti i ritratti dei pontefici, da San Pietro fino a Papa Francesco. Sopra, 36 affreschi sulla vita di San Paolo, entrambi realizzati nel XIX secolo durante il pontificato di Papa Pio IX. E ispirati a quelli della Basilica Antica. Sull'arco trionfale, detto di Gallia Placidia, spiccano gli splendidi mosaici ottocenteschi, i 12 apostoli, il Cristo Pantocratore e alcuni discepoli. Il celebre ciborio gotico di Arnolfo di Cambio, 1285, con le sue 4 colonne di porfido rosso, copre l'altare centrale, al di sotto del quale si trova la tomba di San Paolo. A destra dell'altare si trova il grande candelabro per il cero pasquale, realizzato in marmo da Nicola D'Angelo e Pietro Vassaletto nel 1170. L'abside è dominata dal maestoso mosaico voluto da Papa Innocenzo III, terminato durante il pontificato di Papa Onorio III. Al centro si trova la figura del Redentore, nell'atto di benedire con il libro del Vangelo aperto nella mano sinistra. Ai lati ci sono San Pietro e San Paolo, affiancati dai santi Andrea Apostolo e Luca Evangelista. Nella fase inferiore vi sono 10 apostoli, con al centro la croce. Nel 1823, dopo un terribile terremoto, la basilica fu ricostruita mantenendo le antiche forme. Oggi continua a stupire per la sua bellezza ed è sempre meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Il chiostro è in assoluto una delle meraviglie della Roma duecentesca. Il quadrilatero è composto da una serie di 4 colonnine doppie, tutte diverse tra di loro, alcune lisce, altre scanalate che sostengono dei piccoli archi a tutto sesto, sormontati da uno stupendo cornicione ornato da mosaici. Il sarcofago romano del III secolo di Pietro Leone, decorato con scene della sfida e del supplizio di Marsia, è tra i più importanti reperti archeologici conservati. Numerosi frammenti architettonici provengono dall'antica basilica
e circa 2000 pezzi di pietre tombali con scritte in greco o in latino provengono dalla vicina necropoli. Dal chiostro si accede all'area espositiva. Questa comprende la Pinacoteca, la Cappella delle Reliquie, la Galleria Espositiva e l'area archeologica. Sono conservati numerosi resti provenienti dall'antica basilica ed opere di notevole pregio storico ed artistico. Accanto alla basilica, l'area archeologica ha riportato in luce strutture di epoca medievale, utilizzate probabilmente come cantiere edile, proprio per la fabbricazione dell'edificio sacro. Immersa nella splendida cornice del Colle Aventino, tra il verde dei cipressi e il profumo degli aranci dell'omonimo giardino, sorge la Basilica di Santa Sabina. È una delle più raffinate e meglio conservate basiliche paleocristiane di Roma. È scelta come luogo per il matrimonio di molte coppie, incantate dal fascino senza tempo. L'interno si presenta con tre navate, divise da 24 colonne corinzie, dominate da 34 finestre e da un moderno soffitto a cassettoni del 1938. Costruita nel V secolo sulla tomba di Santa Sabina, una nobile romana martirizzata dopo la conversione al cristianesimo. L'abside semicircolare con le immagini di Cristo e Santi è coronata da un arco trionfale con medaglioni che seguono la forma dell'arco, con Cristo nel mezzo e i busti dei 12 apostoli. Alle estremità le città sante, Betlemme e Gerusalemme. Nel corso del tempo ha subito importanti modifiche che l'hanno portata dallo stile paleocristiano delle origini a quello barocco, fino al neopaleocristiano. Risalendo lungo la sponda del Tevere si giunge in Piazza della Bocca della Verità. In primo piano la Fontana dei Tritoni del 1715. Sullo sfondo la Basilica di Santa Maria in Cosmedin. L'elegante campanile romanico, alto 34 metri, è stato aggiunto nel XII secolo alla chiesa. Lungo il portico turisti si accalcano per introdurre la propria mano nella celebre Bocca della Verità.
L'interno a tre navate terminano con tre absidi. In quella di destra vi è la cappella dedicata a San Giovanni Battista, decorata con dipinti murali ad affresco di ambito romano, eseguiti nel XIX secolo. Nel reliquario il teschio di San Valentino. Restaurata e modificata più volte nel corso dei secoli, l'edificio mostra un interno suggestivo e severo, radicalmente ripristinato nelle sue forme originarie dell'VIII secolo. Nella navata centrale, stupendi sono la Schola Cantorum, realizzata sotto Callisto II e circondata da colonnine rivestite di marmi preziosi, il ciborio in stile gotico fiorentino del 1294 e l'abside con il mosaico dell'Annunciazione e gli affreschi. La navata di sinistra termina con un'abside dove è posta la cappella dedicata alla Madonna di Loreto, decorata con affreschi sempre del XIX secolo, mentre alle pareti nascita di Maria Vergine. Nella sagrestia, costruita nel 1647, si conserva l'Adorazione dei Magi del 705. Sopra l'altare è conservata un'immagine della Madre di Dio, opera trecentesca di scuola romana, ridipinta più volte. Sotto l'altare si trova la cripta, costruita nell'VIII secolo per accogliere le reliquie che Papa Adriano I aveva estratto dalle catacombe. Proseguendo verso l'Arco Tigiano e l'Arco degli Argentari, si raggiunge la piccola chiesa di San Giorgio in Velabro. La chiesa risale probabilmente al VI secolo, ma fu ricostruita durante il pontificato di Papa Leone nel 682. L'interno si presenta con una doppia fila di colonne in marmo e granito, di provenienza e forma diversa. Sotto l'altare i resti di San Giorgio. Attraversando Piazza della Bocca della Verità, troviamo il Tempio di Ercole e il Tempio di Portuno, divinità legata al porto fluviale che qui sorgeva. Proseguiamo per via Petroselli e raggiungiamo un'ennesima chiesa, San Nicola in Carcere. Dedicata a San Nicola, è una delle basiliche minori di Roma. La chiesa più antica risale al VI secolo. Fu ricostruita nel 1128 sotto il pontificato di Onorio II e dedicata a San Nicola dalla comunità greca. Nel 1599 venne arricchita e riedificata da Giacomo della Porta, nuovamente restaurata e decorata nel 1865 sotto Pio IX e nel 1932 fu liberata dai resti degli antichi templi circostanti. Proseguiamo lungo il Tevere fino al Ponte Fabricio, ponte romano del I secolo. Collega l'isola Tiberina nel rione Trastevere, dove sorge la Basilica di San Bartolomeo.
costruita nell'anno 1000 dall'imperatore tedesco Ottone III di Sassonia. Contiene le reliquie di San Bartolomeo. Sui gradini del presbitero è situato l'antico pozzo dell'imperatore Ottone III, le cui acque erano ritenute in antichità taumaturgiche. A distanza di secoli, la Basilica di San Bartolomeo continua a richiamare numerosi pellegrini che vi si recano anche per pregare i martiri del XX secolo, le cui reliquie sono qui custodite e che fanno della Basilica il memoriale dei nuovi martiri. Notevoli sono inoltre i dipinti e gli affreschi sul soffitto a cassettoni, 1865.